Il campionato di eccellenza è apertissimo sia nelle zone alte sia in quelle basse della classifica e Genova Calcio Molassana è l'ennesima partita fondamentale per smuovere gli equilibri. All'andata era finita 2-0. Nell'avvio di gara il Molassana a essere più offensivo ci prova infatti Rapetti ma termina alto sopra la traversa. Quindicesimo risponde la Genova Calcio, conclude l'azione corale, Camoirano dalla destra ma para sicuro Gianrossi. Bisogna aspettare il 27esimo per un'azione degna di nota. In avanti c'è la Genova Calcio, bella palla del giovanissimo Rittore per Massara, il tiro cross del numero 8 viene bloccato da Gianrossi. Brivido per la formazione di casa dagli sviluppi di un corner, la palla sembra entrare in porta ma viene fermata dalla retroguardia del Molassana. Ma dopo 3 minuti la palla entra veramente grazie all'incornata di Buono che c'entra l'1-0, punizione vincente. Anche la punizione del Molassana sullo scadere del primo tempo sembra essere quella giusta per il pareggio, ma l'intuizione di Vagge non si concretizza di un soffio. Con una rete di vantaggio per la Genova Calcio si passa al secondo tempo e al quarto minuto ci prova dalla distanza Ilardo, il tiro è potente, ma il tentativo del bomber locale termina alto di poco. Spinge in avanti il Molassana, cerca con insistenza il pareggio, punizione di Rapetti per Beninati che manca di poco, lo specchio della porta. 17esimo non smette di insistere la formazione ospite sia sul calcio di punizione battuto da Rapetti sia sul successivo calcio d'angolo, è bravissimo Dondero a dire di no. Ennesima occasione per i ragazzi di Scala, fa tutto bene Falsoni ma la conclusione termina fuori. Ancora Falsoni in avanti sulla sinistra, palla precisa per Rapetti che divora una ghiotta opportunità. 32esimo minuto, ennesima occasione per il Molassana, la porta è vuota ma la posizione di Costa non è ottimale, gli permette solo di trovare l'esterno della rete. In pieno recupero l'arbitro Moro di Novi Ligure assegna un calcio di rigore a favore della Genova Calcio. Rivediamo le immagini per valutare la scelta. È fallo sul portiere o del portiere? Sul dischetto va Ilardo e non sbaglia, chiudendo così i giochi sul 2-0. Il Molassana vende cara la pelle, ma la Genova Calcio riesce comunque a vincere e per il momento si trova al primo posto, aspettando il risultato della Rivarolese.